La spasticità è un disturbo neurologico caratterizzato da un aumento eccessivo del tono muscolare. Le cause possono essere legate a lesioni dell'encefalo o del midollo. Fra le patologie più comuni abbiamo le paralisi cerebrali infantili, le lesioni midollari, la sclerosi multipla. Il paziente affetto da spasticità presenta abitualmente un disturbo della coordinazione motoria, degli spasmi muscolari. C'è di solito una prevalenza di alcuni gruppi muscolari rispetto ad altri che determinano la comparsa di atteggiamenti viziati che si trasformano nel tempo in deformità strutturate. Il muscolo affetto da spasticità è un muscolo che perde gradualmente la sua elasticità e tende a trasformarsi in un tessuto fibroso che porta nel tempo a un accorciamento dei muscoli e dei tendini. La spasticità è un sintomo clinico, pertanto la diagnosi si esegue visitando il paziente. Nell'esame obiettivo noteremo una rigidità articolare con una contrattura dei muscoli. I bambini che stanno in piedi assumono atteggiamenti tipici in triplice flessione, con i piedi in appoggio o sulla punta, le ginocchia flesse e le anche addotte. La spasticità si cura inizialmente in maniera conservativa attraverso la fisioterapia e il trattamento farmacologico. Ci sono molti pazienti che necessitano di un trattamento chirurgico. La chirurgia ortopedica tradizionale in genere si applica nell'età fra i 6 e i 7 anni e prevede l'utilizzo di tecniche a cielo aperto, cioè incisioni di varie dimensioni attraverso le quali si possono allungare o sezionare i muscoli e i tendini affetti da spasticità. Questo tipo di trattamento in genere prevede un'immobilizzazione in apparecchio gessato con un disagio post-operatorio del paziente abbastanza evidente e spesso associata a perdita di forza muscolare. Pertanto è emerso col passare degli anni la necessità di trovare trattamenti chirurgici alternativi per ridurre il disturbo dei pazienti nel post-operatorio e migliorare la funzionalità motoria.